evento per promuovere il benessere psicofisico, un progetto che darà vita ad un percorso educativo strutturato in diverse iniziative, tra cui seminari di studio e formazione che, grazie a proposte, considerazioni e suggerimenti provenienti da esperti dei diversi settori della lifestyle medicine, potrà essere un prezioso strumento a servizio del singolo e della collettività. WH Health and Happiness, questo è il nome del progetto che promuove la cura della salute, che comincia a tavola e prosegue in ogni gesto che compiamo nella nostra quotidianità. Così il cibo può trasformarsi nella migliore delle medicine, un cibo come nutrimento non solo del corpo ma anche dell'anima. Con queste parole il professor Luigi Maselli ha presentato con entusiasmo questo evento alla città di Bari. A quanto è importante mens sana in corpore sano? E dovremmo chiederlo ai greci. Loro ci hanno tramandato questa filosofia che oggi, a distanza di migliaia di anni, cerchiamo di riscoprire e di rivalutare seguendo quello che è la filosofia naturale della vita, quindi i ritmi naturali, l'alimentazione naturale di cui parliamo oggi. Oggi parliamo proprio di alimentazione all'interno di un corretto stile di vita, affinché le persone diventino consapevoli che possono avere tra le loro mani la salute e riprendersela a pieno titolo. Qual è il messaggio più importante che lei vuole lanciare al nostro pubblico? Che qualunque sia lo stato attuale delle cose nel soggetto, si può sempre raggiungere un livello di salute migliore di quello attuale. La missione di qualunque persona che si occupi della salute, quindi qualunque sanitario, è quella di educare il paziente ad un corretto stile di vita. La nostra società, che è abituata alla velocità, si è dovuta adeguare ai ritmi di vita, e rendendo più facile l'assunzione di un farmaco piuttosto che correggere lo stile di vita. Il nostro compito attraverso l'Italian Lifestyle Medicine Association è quello di diffondere su tutto il territorio nazionale, dietro l'esempio e dietro spinta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di divulgare quindi l'educazione al benessere in tutta la popolazione del territorio. Aprire la mente anche ad una consapevolezza del proprio corpo, del proprio benessere. La conoscenza è il primo passo per la consapevolezza. Fino a che il soggetto non è consapevole di commettere degli errori, ovviamente non potrà cambiare i suoi comportamenti. È lungo il percorso per arrivare al benessere? È impegnativo più che lungo. Richiede la giusta volontà. Senza la volontà, senza l'intenzione, nulla è possibile. Importante lo svolge anche l'agricoltura biologica e biodinamica. Prodotti biologici e biodinamici, in che cosa si differenziano dagli altri? Sono dei prodotti naturali, naturali cioè che si coltivano senza l'uso della chimica di sintesi. Si adoperano, diciamo, soluzioni previste dalla natura. Niente concimi chimici nel suolo, e niente anticrittogamici pericolosi. Il prodotto agricolo, il cibo fatto con la chimica, è come paragonabile a un prodotto taroccato, a un prodotto falso. Il cibo biologico è un prodotto d'autore, l'autore è il suolo. Il cibo chimico è una forzatura, quindi è un falso. E con le cose false non si va molto avanti. I hear